Amici calabresi che siete in ascolto da Maropiti, provincia di Reggio Calabria, sul piano TV 8881 digitale terrestre, oggi 15 ottobre 2017 andiamo in onda per dirvi tante cose belle che voi dovete sapere. Chi vi parla è Nicola Currà, unico in Calabria, in Italia e nel mondo. Mettetevi a sedere e ascoltate. Ascoltate il mio programma che è molto piccante, interessante, maggiormente per la nostra terra bella di Calabria. Incominciamo a fare una piccola rassegna stampa di quello che sta succedendo tra ieri e oggi. Vediamo un pochino la Gazzetta del Sud. Allora, a Catanzaro, dice la Gazzetta del Sud, la rete idrica fa colabrodo. Restano chiuse 12 scuole operative e due autobotti per fronteggiare l'emergenza. Con proteste e lance di uova, in particolare contro i locali della McDonald's. Registri ovviamente delle tante iniziative, l'Associazione Studentesca, Rete degli Studenti, UDS, UDU e i collettivi sul banco degli imputati, soprattutto l'alternanza scuola-lavoro, esperienza che così come parte di formativo non ha nulla, denunciano le associazioni. Gli universitari hanno colto l'occasione per ribadire il loro categorico no all'ingiustizia del numero chiuso. Tensione durante le manifestazioni a Milano, antagonisti col volto coperto da un cappuccio nero hanno lanciato uova contro il McDonald's di Piazza Sant'Eustorgio. A Roma scontri davanti alle Cio Rosselle, a Palermo scontri tra studenti e polizia davanti alla McDonald's in Piazza Castelnuovo. Tapparugli pure a Bari. Tapparugli anche in Calabria, aggiungiamo noi. Un'altra cosa molto gravosa è l'intesa sul nucleare. Regime fanatico, servono sanzioni. Questo lo dice Trump, rompe con l'Iran. Qua si guardano occhio con occhio, diciamo così. Però, secondo il mio parere, secondo il mio vedere pure, chiediamo, diciamo così. Che facciamo, cioè blocchiamo su alcune cose qua con l'Iran, però non si fa nulla così. Qua bisogna prendere una decisione unilaterale con la Russia, con tutte le nazioni del mondo, perché qua abbiamo a che fare con due elementi, uno ha una testa e uno un'altra testa. Altro che all'epoca del tempo di Saddam. Eccetera, eccetera, eccetera. Qua, se non stiamo attenti, succede una guerra nucleare e addio il mondo. Il mondo, questa è la fine del mondo, ve lo dico sempre. Però diciamo quattro parole per farvi capire di più com'è la storia qui. Washington, Donald Trump apre il fronte Iran rompendo l'intesa sul nucleare. È chiaro, il mondo intero ha una nuova strategia nei confronti di Teheran. Servono sanzioni. Secondo me con la sanzione non si farà nulla. Qua abbiamo a che fare con delle menti toste, con delle menti che non ragionano come vorremmo noi, e quindi c'è una paura di guerra veramente nucleare. Allora, il segretario di Stato Rex Tillerson prova a frenare. La decertificazione dell'accordo non significa che gli USA si sfilano ora degli impegni presi. Teheran fa sapere che se gli USA lasciano, lo faranno anche loro. Francia, Gran Bretagna e Germania rimarcano che per loro l'intesa resta valida. Andiamo a pagina 9. Chiedo scusa. Allora. Il presidente USA annuncia che non certificherà l'intesa sul nucleare. Trump rompe l'accordo con l'Iran e il mondo lo isola, dalla Russia alla Cina fino naturalmente all'Europa. L'alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, esclude la possibilità di rinegoziare il patto. Quattro parole e poi chiudiamo anche l'articolo. Donald Trump sfida nuovamente le comunità internazionali annunciando in nome dell'America che non certificherà l'accordo sul nucleare iraniano, un'intesa che invece tutti gli altri firmatari ribadiscono di voler rispettare e attuare, isolando così il presidente USA dalla Russia alla Cina fino naturalmente all'Europa, che
che per bocca dell'alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, esclude la possibilità di rinegoziare il patto, unico a congongolare è il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che definisce una decisione coraggiosa la mossa di Trump. Stavolta, a differenza dell'accordo di Parigi sul clima, Trump evita lo strappo irreversibile e non chiede di reintrodurre le sanzioni revocate dall'intesa, invitando il Congresso e gli alleati a rafforzare quella che ritiene una delle peggiori e più sbilanciate transazioni che gli Stati Uniti abbiano mai intrapreso per colpa dell'amministrazione Obama. Questo lo dice Trump. Il suo, tuttavia, è un vero ultimatum in assenza di miglioramenti. L'accordo verrà cancellato. Minaccia dalla tribuna della Casa Bianca, dove parla in mondovisione per 18 minuti senza avere accanto nessuno della sua amministrazione, quasi a sottolineare la solitudine della sua decisione, e dove illustra anche una nuova e più ampia strategia per contenere le altre minacce della fanatica dittatura iraniana, dal programma missilistico balistico al sostegno al terrorismo. La misura più immediata sono le sanzioni contro i guardiani della rivoluzione, il Pasdaran, le braccia armate di tutte le attività illecite e illegittime di Teheran. Trump non può fare quello che vuole, ha tuonato in serata il presidente iraniano Hassan Rouhani in TV, ribadendo l'impegno a rispettare l'accordo internazionale e ricordando che l'intesa è stata ratificata dall'ONU e non è quindi un accordo bilaterale. Quindi, come vedete, c'è una tensione altissima e più si spinge e più guai arrivano. Vediamo come andrà a finire, perché ho tante cose da dirvi, quindi se no qua mi prolungo molto. Un'altra notizia, Giorgio Guarini, il campione milanista, potrebbe farcela. È in testa al primo turno delle consultazioni e potrebbe diventare il nuovo capo di Stato. L'ex milanista 9 anni verso la presidenza della Liberia. L'ex Pallone d'Oro risulta vincitore in 11 e 15 circoscrizioni. Tanti auguri, se ce la farai, farai bene per tutti quanti. Allora, Germania, la Bassa Sassonia al voto, un test per Merkel. Andiamo ancora avanti. Economia. Con il decreto fiscale approvato in Consiglio dei Ministri, il governo ha stanziato oltre 300 milioni per la compagnia aerea, più tempi e più risorse per vendere al meglio l'Alitalia. I 600 milioni concessi a maggio, ora saliti a 900, sarebbero dovuti tornare entro i primi di novembre. Siamo a ottobre, speriamo che questa cosa si verifichi. L'Italia è attesa per l'offerta vincolante lunedì prossimo. Tanti auguri. In borsa il 23, Montepaschi si prepara al ritorno in piazza a fare prodotti alimentari, rincarano i prezzi della verdura fresca che ancora una volta rendono più costoso il carrello della spesa. E più fame c'è, più carestie e le cose aumentano giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto. Il debito pubblico, dicono, cala ad agosto, un ulteriore aiuto potrebbe venire dalla ripresa dell'inflazione. Boccia, se investiamo sulla crescita riusciamo a far diminuire anche il debito. E allora, se volete anche diminuire il debito, Nicola Currà vi dice che Boccia, se investiamo sulla crescita riusciamo a far diminuire anche il debito. E allora vi dico, Nicola Currà, da questa emittente Piano TV 881 digitale terrestre, cominciate a togliervi i vitalizi, voi carissimi, carissimi consiglieri regionali al governo, al Senato, a Montecitorio, cominciate a togliere questi vitalizi che sono miliardi all'anno che si spendono, che voi prendete, e mentre la gente non ha un pezzo di pane per mangiare. Questa è una cosa vergognosa che deve essere super depennata. Adesso, tra ottobre e novembre, dovete togliervi in parte, se non totalmente, i vitalizi, perché la gente vive in un momento così difficile. Così difficile perché? Perché oltre a non avere soldi, non avere una lira, cioè non possono manco comprare le medicine, amici miei. Nemmeno le medicine si possono comprare perché non hanno soldi e la gente muore. È tutto avvelenato in tutto il mondo.
Quindi cominciamo a diminuire, a cacciare questi vitalizi. È una vergogna per voi che le prendete e di fame che portate ancora di più nel mezzogiorno d'Italia, che è il più povero di tutte le regioni del mondo oltre, dopo l'Africa. E ancora non vi siete accorti che fra 4-5 mesi ci saranno le votazioni e sarete giudicati dalla mia terra di Calabria, dalla Puglia, da tutte le regioni calabresi e anche fino al napoletano e anche nel nord Italia hanno fame come noi. E quindi siete voi che dovete dare atto prima delle votazioni di mettervi a posto, di allinearvi e guardarvi come la bussola, ma non sempre sullo stesso posto. Dovete mettervi seriamente e con la coscienza in mano a diminuire, non urtate uno con l'altro, trovate scuse. Pronto? Sì, pronto Michele, dimmi. Ciao Nicola. Con chi sto parlando? Un tuo amico, Peppo Cello sono. Mi fa immensamente piacere, Peppo Cello. Ciao carissimo, come stai? Io sto benissimo io. Meglio così. Volevo farti i complimenti perché so che questo tuo programma lo so, sta portando nell'elite dell'etere. Lo so. Ti ringrazio di avermi chiamato e poi dirò chi è Nicola Corrà e dove è arrivato Nicola Corrà. Nicola Corrà, che poi ve lo dirò, è arrivato a Rai 2! Sì, per i suoi programmi, per il suo saper fare e perché è una persona onesta che condanna accidualmente giorno per giorno, ora per ora, chi se lo prende con la mia terra di Calabria e con la parte Italia. Questo è Nicola Corrà. Mi fai parlare? Dimmi, parla, adesso mi faccio parlare. Parli tu, io ti ho chiamato per farti i complimenti, però se tu non mi fai parlare... No, vai, parla di libertà, dai, vai. Volevo complimentarmi con te perché questo tuo programma che stai portando avanti ormai da un bel po' di tempo riesce a coinvolgere un pochettino tutta la nostra Calabria. So che Rai 2 si è interessato a questo tuo programma, per te è veramente... È un piacere sicuramente per te, ma anche per noi che facciamo parte dello staff. Tu che dici? È una cosa meravigliosa quella detta, della pura verità. Questa emittente deve arrivare il massimo al numero uno nella Calabria e nel mondo. Te lo dice Nicola Corrà e ci riusciremo. Al 100% ci riusciremo. Perché quello che dice Nicola Corrà nessuno lo vedrà mai sotto la mia responsabilità civile e penale. Vai. Ti stavo dicendo, grazie al tuo contributo, perché tu ormai stai diventando un'icona della nostra televisione. Lo so. Ormai più io con gli amici che più di una volta mi capita di parlare mi chiedono chi è quel signore, io gli dico è un amico veramente bravo, acculturato, e conduce quel programma, il Picconatore, che veramente tocca i temi, quelli che sono i temi della nostra Calabria, quelli che sono i veri problemi della Calabria. Esatto. E tu hai il coraggio di dire tutto quello che effettivamente... Che gli altri non dicono. Questa è la verità dei fatti. Ti ringrazio veramente di cuore. E anche a te che fai parte di questa emittente. Ora ti lascio alla tua conduzione, ti faccio un grosso in bocca al lupo per il tuo futuro su Rai 2 e ci sentiamo, ci vediamo. Ok, ciao, grazie Nicola. Mille della tua telefonata. E allora continuiamo il mio programma, continuando con la rassegna stampa, che poi abbiamo tante cose da dire stamattina. Il debito pubblico cala ad agosto. Siamo a ottobre, un ulteriore aiuto potrebbe venire dalle riprese dell'inflazione. Boccia, se investiamo sulla crescita lo lanciamo per demolire anche il debito. Ve l'ho detto, il debito qual è? Si debbono togliere i vitalizi al governo, deve essere eletto dal popolo italiano. Non fare piccole partitelle a destra e a sinistra e poi succede sempre lo stesso minestrone. Non lo vogliamo noi questo. Dovete avere il coraggio di far dare libertà al popolo italiano. È il popolo che poteva mandare a Montecitorio il Senato, alle regioni, ai comuni e tutte le parti. Stiamo assistendo a un palcoscenico di attori falliti. Se non vi mettete la testa a posto ad allinearvi come Dio comanda
è come il popolo italiano, vedetta prima di andare alle urne. Stare attenti, il popolo vi giudicherà e oltre al popolo vi giudicherà Gesù Cristo. Perché la gente non sa dove sbattere la testa, va bene? Anzi vi dico cosa sta succedendo a me, andando in giro per tutta la Calabria, perché io non sto a casa, cammino sempre. A Marina di Nicotera, al supermercato, la settimana passata si è avvicinata alla mia macchina, che la mia macchina è pubblicizzata. E lei è il titolare di questa, sono io. Mi farebbe un annuncio che se con lei faccio televisione di trovarmi un lavoretto umile, anche a zappare, per un tozzo di pane. E io l'ho fatto nelle mie trasmissioni, amici calabresi e in Italia e in tutto il mondo che mi ascoltate. Questo è Nicola Corrà. Ho dato quel poco che potevo dare per potersi prendere quel giorno un pezzo di pane. E voi questo non lo vedete, ma la coscienza dove ce l'avete? Avete perso la bussola, avete perso la testa, avete perso la dignità. Ma vi rendete conto che siamo nel 2018, fra 3-4 mesi? E la gente, i giovani, scappano dal sud per andare lontano, perché qua non hanno un avvenire, non hanno nessuna strada, perché voi non la date. Poveri giovani, sembrano tutti impazziti. Povere gioventù, ahimè, io che ho anche nipoti e parenti, anche voi figli in giro, scappano dalla Calabria, scappano dalla Puglia, scappano da Napoli, tutto il mezzogiorno, dalla Sicilia, una bellissima regione, meravigliosa, dove il turismo per fortuna va, e qua in Calabria per fortuna non va. Perché il turismo, Mario Roverio, dopo una mia insistenza con Paolo Giura, non ha voluto ancora mettere a posto un assessorato al turismo. Perché un assessore al turismo in Calabria vuol dire avere più stranieri, più personaggi importanti che possono potenziare per migliorare l'economia qua in Calabria e in Italia. Sono loro che possono dare ricchezza, sono i bronzi di Riace che danno ricchezza, sono i nostri mari, i nostri fiumi, le nostre montagne, tutto, però sono abbandonati a se stessi, e invece di creare miglioramenti, progressi, creano morte. E riguardo di questa cosa approfitto, volevo parlare più là, sospendo un pochino qua il giornale per parlare di un'altra cosa qua nella vicina Maropiti, e parlo di Gioia Tauro, parlo di Polistena, parlo di tutti gli ospedali qua in Calabria, parlo di quelle di Catanzaro, di Lamezia Terme, parlo anche all'Università di Catanzaro Ospedale, dove parlo dell'ospedale di Vibo, parlo dell'ospedale di Pizzo, parlo dell'ospedale di Tropea, parlo dell'ospedale di Taurianova, parlo dell'ospedale di tutte le parti, di Palme, e mi giustifico e mi scuso se qualcuno me lo dimentica in questo momento, che sono un po' nervoso per le porcate che vedo qua in Calabria e in tutto il mondo che stanno succedendo. E allora approfitto per ringraziare anche un altro emittente che il giorno scorso ha dato il programma per l'ospedale per la chiusura temporanea della chirurgia generale a Gioia Tauro. Gioia Tauro, una grandiosa città, molto bella, sul mare, sul terreno, che si vede diciamo la sera al tramonto una palla di sole che il mondo ci invidia, perché nessuno ha queste bellezze naturali che c'ha la Calabria, come Nicotera, come Scilla, come Bagnare, tutto una cosa meravigliosa. Poi puoi passare logicamente sulla Ione, sulla zona di Crotone, sulla zona di Soverato, tutte bellissime zone, ma abbandonate.
E allora dico, mi riferisco a Mario Oliverio e a Massimo Scura. Massimo Scura, da sanità in Calabria, a Gioia Tauro, a Polistena, in tutte le città che io ho citato. Bisogna metterla a posto, perché la Calabria, il sud del Mezzogiorno d'Italia, è abbandonato. Non c'è lavoro, i giovani scappano. E allora dateci la possibilità almeno di qualche pillola per poter migliorare la salute degli italiani. E questo ce l'avete tolta! Perché la gente non vende nemmeno un euro. Come va in farmacia a comprare le medicine? Quindi una città come Gioia Tauro, come Polistena, per dire anche le altre città della Calabria, non si possono chiudere le parti! Non si può chiudere la chirurgia generale! A Gioia Tauro, a Polistena, tante cose non vanno! Personale che manca, attrezzature che mancano! Ma dove siamo? Ma che cosa avete in testa, Massimo Scura e Mario Oliverio? Tu sei nominato presidente della Regione Calabria! Io ti ho votato, come me ti hanno votato tutti! Hai avuto il 60% di voti! Datti da fare, Massimo Scura! Ma non so cosa devo dire io! Qua ci vuole uno della regione della Calabria che comanda la sanità nelle nostre belle terre di Calabria. Lasciamo stare che vengono dal nord, a noi non ci interessa il nord. Noi dobbiamo avere quelle che dobbiamo avere per le nostre belle, belle regioni del sud. Gioia Tauro. La sanità non c'è, non c'è più la sanità qui. E con questa immigrazione che ne arrivano migliaia al giorno, carissimo Massimo Scura, carissimo Oliverio, se non c'è nemmeno un reparto di chirurgia generale, se viene un dolore di appendice, dove vanno? Per fortuna che lo stanno creando in Calabria. Io saluto Franco Corbelli, un mio maestro che mi ha insegnato i diritti civili. Fai bene a fare un cimitero per gli immigrati, perché qua ci stanno togliendo tutti gli ospedali, stanno chiudendo i reparti che vengono chiusi giorno per giorno, medicinali che non ce ne stanno, e medici che vengono, non lo so, ogni giorno si diminuiscono di più per avere una protezione per un taglio cesareo o qualche altra cosa, debbano passare un anno, 2 anni, è una cosa assurda, Massimo Scura! Io sono Nicola Currà, unico in Calabria, in Italia e nel mondo, che ti dice la verità. Datti da fare! Vi dovete dare da fare! Voi che dominate qua in Calabria! D'accordo? E allora? Dicevo, la sanità non c'è più qua. Gioia Tauro. Chiudono i reparti, pian piano lo chiuderanno del tutto. Ma qua invece di chiudere bisogna, dato che Gioia Tauro è una cosa molto meravigliosa come città e come anche popolazione, come Gioia Tauro e dintorno, come si possono curare? È un disagio per tutta la popolazione, signori miei. Ma voi pensate che se chiudono la chirurgia qua a Gioia Tauro, e dove vanno sta gente? Un dolore acuto durante la notte, dove scappano? Dove vanno? Perché te non è che ne passano tante qua in Calabria. Quindi bisogna, secondo la mia idea, costruire. Bisogna, carissimo Massimo Scura e Mario Oliverio, che ha avuto il 60% dei suffragi della popolazione calabrese. Bisogna fare l'ospedale della Piana! Altro che chiudere! Viceversa, sarà una rovina e non si sa come andrà a finire. La Calabria è abbandonata da tutti, depennata dalla carta geografica. E voi lo dovete mettere a posto. Voi, amici di Gioia Tauro, amici di Polistena, di tutti gli ospedali della mia terra di Calabria, della vostra terra di Calabria, diamoci da fare! Non dico fare un'altra smossa, ma mettetevi la testa a posto!
Il corteo è bello, ma bisogna fare fatti! A costo della nostra vita! Perché se non moriamo così, ci uccidono con... ci uccidono con le porcate che ci sono sul nostro territorio. Diossina a destra e a sinistra. Acqua che non va bene nemmeno a berla. Bisogna comprare il minerale, che se prende quello delle città senza fare nome, ti viene un'intossicazione viscerale che non se la risolve nessuno, perché manca anche l'infermiere. Quindi figuriamoci un pochino. Questa cosa qua è stata creata da chi comanda. Non si possono accettare che dopo tanti mesi, dopo tanti anni, per avere un'operazione, poi se ne vanno a casa e hanno ancora dei dolori, poi rientrano e cosa trovano? In una radiografia che c'erano un pezzo di porcate nella pancia, ecco, che non voglio dire altro, non mi voglio proprio soffermare su che cosa hanno trovato. È una cosa vergognosa. Perché? Perché anche loro, chi lavora negli ospedali, nelle cliniche, logicamente è disorientato, perché manca il cotone, manca lo spirito, manca tutta la cosa essenziale. Le attrezzature sono non quelle buone, ma per risparmiare dei danni prendono quelle che non servono. E questa è la verità. Cioè, poi invece questi signori che prendono milioni a palate di euro, si toglierebbero un pochino di questi soldi, come ripeto ancora, che non vogliono, sapete, non le vogliono togliere i vitalizi, assolutamente no, vedete che fa male allo stomaco, perché non sanno che qua in Calabria, in Puglia, nella bassa Italia, nel sud Italia, la gente sta morendo di fame veramente. No, no, e ancora vogliono il voto per occupare quelle poltrone, che fa comodo a loro, ma creano morte a noi. Allora, prima di morire noi, che cosa dobbiamo dire noi? Punto interrogativo, cosa vi aspetta? Cosa solo Gesù Cristo? Perché noi abbiamo possibilità di andare in purgatorio, perché in paradiso non si va, ma chissà voi dove andate a finire. Questi sono i programmi di Nicola Corrà, unico in Calabria, in Italia e nel mondo, che approfitto, guardate sullo schermo, questo viene questa notizia che io vi do da Roma, Rete 2 italiana, il programma di Nicola Corazzi si vedrà sul programma Sbandati, perché io quando parlo sono più che uno sbandato, per onorare la mia terra di Calabria, per onorare voi, per dare voce alla mia Calabria e al Mezzogiorno d'Italia e a tutta l'Italia e nel mondo intero che mi segue in internet, per dare la voce. Perché solo così nessuno vi dirà quello che dice Nicola Corrà, perché non hanno il coraggio, non lo possono fare. Io trasmetto gratis nelle mie vertenti e chi vuole aiuto e io lo posso dare, ve lo do, telefonate, venite a trovare la merenda dove volete, sono a vostra completa disposizione, nel mio piccolo si intende. Ma io vi annuncio pure che io sto facendo un programma, senza dire l'emittente perché non è meno giusto, che io sto facendo e vanno in ripetizione sera per sera, va bene? E mi sono recato al Consiglio regionale di Reggio Calabria, mi sono recato alla Mezzia Terme, alla Regione Calabria, nelle montagne della provincia di Cosenza, adesso andiamo a Tropea a tirare, a vedere, a parlare, a discutere, nei loro uffici, nelle loro case, questi assessori, questi consiglieri della Regione Calabria, pesci grossi che hanno 3-4 lauree. E solo Nicola Corrà ha il coraggio di presentarsi faccia a faccia con loro per discutere al tavolino quello che devono fare e quello che la mia terra di Calabria vuole da loro. Questi sono i programmi che piacciono in tutto il mondo. Nicola Corrà è diventato internazionale per il suo coraggio. Io ho avuto sparate finestre, mi hanno fatto attentati, ma per la mia terra ci tengo. Mio padre ha avuto imputato le gambe nel 43 e Nicola Corrà ma col sangue! Ha avuto il premio al valore militare. E allora vi leggo cosa succede qua su Rai 2. Il programma è Gli Sbandati.
puntate, hanno telefonato qua, a Pianet TV, 881 Digitale Terrestre, di Michele Cavorraro, un ragioniere molto, molto bravo, umano, che porge la mano a tutti. E allora, che cosa dice? Puntate, il picconatore è stato richiesto da Roma. Buongiorno, sono Maria Balzani, redattrice del programma Sbandati in onda ogni martedì in seconda serata su Rai 2, con la conduzione di Gigio Rossi. Il nostro programma racconta la televisione italiana e internazionale cercando di sbarcarsi dai soliti talk show, uno sguardo particolare dedicato alle emittenti regionali, cucine di forma interessante e originale, come questa mia emittente qua di Michele Cavallaro, che io mi onoro di fare i programmi di questa emittente, prima di tutto perché mi dà la possibilità di fare quello che io sento e come io posso fare. E quindi è molto molto soddisfatto se questa emittente è arrivata oltre a Roma, Rai 2 arriverà in tutto il mondo questa piana TV. Tanti auguri Michele Cavallaro. Uno sguardo particolare dedicato all'emittente regionale fucile di format interessanti e originali. Nelle mie ricerche razionali sono rimasta colpita dal vostro programma Il Picconatore, che è Nicola Corrà, unico in Calabria, in Italia e nel mondo che fa questi programmi. Non ho nessuna cosa di preoccupazione, perché non hanno il coraggio di venire nelle piazze, nelle televisioni, in qualunque posto d'Italia e del mondo a confrontarsi con me. Ok? Andiamo avanti. Nelle mie ricerche tradizionali sono rimasta colpita dal vostro programma Il Picconatore, di cui, diciamo, ho potuto vedere delle puntate su YouTube. E io glielo dico sempre a Michele Cavallaro di mandarlo su YouTube e in internet in tutto il mondo. Solo così noi possiamo proporre chi siamo noi, questa emittente piccola sì, ma molto bella per voi. E l'emittente che voi potete sapere tutto della nostra terra di Calabria, perché Nicola Corrà ha il coraggio di dire quello che vede e quello che sente. Ci piacerebbe trasmettere un breve estratto, purtroppo non è che possono fare tutti i programmi che ho fatto io, perché io ho fatto già 200 programmi televisivi. Ci piacerebbe trasmettere un breve estratto di durata inferiore a un minuto, perché sono trasmissioni che prendono quelle che in questo momento possono fare, diciamo così, che la gente chiede, diciamo, all'interno di una delle prossime puntate che io attualmente non so quale sarà, però so che verrà trasmessa ogni martedì in seconda serata, alle ore 23. Almeno questo è il programma di questo standard dispersionale, dunque, esatto, di Maria Balzani. Questo programma qua, gli sbandati, andrà allora martedì alle 23, però non so se è questo martedì o sarà l'altro. Tutti i modi siamo già in lista. Allora, ci piacerebbe trasmettere un breve estratto di durata inferiore al minuto, perché viceversa si deve pagare un sacco di soldi, all'interno di una delle prossime puntate. In attesa di un vostro riscontro vi porgo i miei cordiali saluti. Marta Balzani, redazione Sbandati Rai 2. Caro Michele, qua se andiamo avanti così noi arriviamo a Rai 1, a Rai 2, a Rai 3, arriveremo anche nelle televisioni estere, d'accordo? E allora chiudiamo questo che vi devo dire, che è molto importante per me, per voi e per tutta l'Italia. Andiamo avanti col mio programma. Il territorio quindi ha bisogno di sapere come Gioiotavola e dintorni, come si possono curare, è un disagio, l'abbiamo detto, quindi noi chiediamo, almeno io chiedo dalla mia trasmissione stamattina, bisogna fare a Gioiotavola l'ospedale della Piana, l'ospedale della Piana di Gioiotavola, che vuol dire di tutta la Calabria. Viceversa sarà una rovina, non si sa come andrà a finire questa storia. La Calabria, vi ho detto e lo ripeto, è abbandonata da tutti e depennata dalla carta geografica. Bisogna fare e mettere a posto qua gli ospedali di Gioia Tauro e logicamente gli ospedali di Polista e tutti i dintorni, perché con un'immigrazione che ne arriva migliaia al giorno, ma mi sapete dire questi sventurati che scappano dalla guerra, dalla carestia, dalla fame? Arrivano qua come arrivano? Ottima salute, arrivano malati! E
E se non c'è nemmeno un pronto soccorso, se non c'è una chirurgia aperta, ma questi muoiono! Il Mediterraneo è un cimitero aperto! E il mondo lo sa! E stanno mettendo sulle spalle l'Italia e la Grecia, che siamo noi nel Mediterraneo, vicinissimo, siamo noi! E quindi le altre regioni promettono, promettono, ma non mantengono i patti. Quindi io dico di fare le leggi, applicarle, mantenerle e non bidonare l'Italia, la Grecia, eccetera, eccetera, eccetera. Un'altra cosa che vorrei dire anche al sindaco Malfametà. Carissimo sindaco di Reggio Calabria, non si dimentichi che Reggio Calabria è la città più bella della Calabria, è la città metropolitana, che deve dare delle migliorie a tutte le città calabresi, come Gioia Tauro, come Bagnara, tutti, Tropea, Soverato, tutti, non voglio dimenticare nessuno. Quindi sia nello Ionico, sia nel Tirreno e nel centro e Cosenza, non bisogna dimenticare. Tu sei il sindaco delle città metropolitane di Reggio Calabria. Mi fa piacere che ti vedo nel mio schermo. Quindi tuo padre è stato uno dei migliori sindaci di Reggio Calabria. Io so che ti hanno fatto delle intimidazioni, so un po' della tua vita, ma il sangue che porti tu è il sangue di tuo padre, quindi vai, allineati, come ha fatto quel bel mare, quel lungomare di Reggio Calabria, uno dei più belli lungomari d'Italia, ti devi ingigantire. Mettete a posto la squadra di calcio di Reggio Calabria e approfitto da queste emittenti per dare a Di Nicola: vinci col Torino, Crotone! Viva la Serie A che ci ha dato Crotone la fiducia, proprio la gioia di vedervi in televisione in Serie A. Quindi non voglio passare, perché sapete, prima cosa triste, ma poi mi debbo pure un pochino rallegrare su qualche cosa. Quindi viva il Crotone, perché oggi ci sarà la partita alle ore 15 con Torino. Allora cosa dobbiamo dire poi? Dobbiamo dire tante altre cose, un'altra passerella, perché io mi preparo. E allora incominciamo innanzitutto a dire che in Italia ci sono 5 milioni di poveri. In Italia abbiamo 5 milioni di poveri. Senza un soldo, senza una lira, senza un centesimo, ricordatevi bene. In Italia ci sono 5 milioni di poveri. Non è che lo dico di invenzione io, queste sono statistiche, d'accordo? Non dico fesserie, sotto la mia responsabilità civile e penale. Vedete, gli immigrati non è che sono terroristi, gli immigrati sono gente brava, lavoratori tutti, perché quando vengono qua non sanno come fare, ma nessuno li assume, promettono, non fanno niente, e questo è il guai. Cosa bisogna dire? C'è qualcuno che li critica, invece io dico che le politiche sull'immigrazione abbiano bisogno di più regole invece. Quindi le politiche sull'integrazione bisogna che abbiano bisogno di più di regole. E le regole che le può dare? La Regione Calabria, le province, i comuni, queste sono quelle che possono dare possibilità di miglioramento per questa gente. Poi c'è stato alla cittadella regionale di Catanzaro, c'è stata una manifestazione giorno sono della Coldiretti ad Oliverio, la regione, così dicono questi
queste manifestazioni di Coldiretti, così la regione non va. Perché bisogna vedere ai Coldiretti che cosa serve, alla gente cosa serve. Quindi Mario Laveri ti deve svegliare per rivedere queste critiche che ci sono nei tuoi confronti. Accordo per la Libia, il Consiglio d'Europa chiede chiaramente all'Italia. Un'altra cosa bella che mi fa piacere di sentirla, Calabria, la Coldiretti in crescita, imprese gestite dai giovani. Dove? Nell'agricoltura, i giovani sono moltissime che scelgono l'agricoltura perché non c'è altro, quindi che cosa devono fare? Nei campi, se no non si mangia nulla, amici miei. Se aspettiamo, canta cavallo mio che l'erba cresce, qua non cresce niente più. Un'altra cosa importante, Catanzaro, la poca scatola della positività, centro classe calabrese, è un progetto della regione Calabria, che queste cose qua fanno piacere sentirle. E i ragazzi saranno soddisfatti, no? E allora a questo punto che cosa devo fare io? Devo fare logicamente. Prima di dire qualche preghiera, che io voglio dire anche la preghiera per tutte queste malestere e malanne che ci sono qua nella nostra terra di Calabria e in tutto il mondo, dico, ripeto ancora che i pensionati in fuga all'estero ci sono i conti dell'INPS, dobbiamo tassare pure loro, cioè questi italiani che scappano dall'Italia per andare nelle altre nazioni, secondo l'INPS debbono essere anche loro tassati. Pensionati in fuga all'estero, scappano dalle tasse e vivono meglio. Qua ci sono molte tasse, quindi i nostri pensionati scappano altrove perché là tasse sono molto, molto, molto di meno. Pensionati in fuga all'estero, diretti dalla Bulgaria, vanno nella Bulgaria, qui si vive meglio. Il permesso retribuito, hanno fatto una legge adesso, c'è una legge che dice che il permesso retribuito, meglio per il cane. Cioè, si sa che per il cane un impiegato può chiedere un permesso aggiuntivo perché il cane è malato. Il cane è malato e noi che siamo? Vivi? Per poco. E in questo momento, sapendo questa cosa qua, e scatta, diciamo, l'allarme degli statali furbetti, quelli che timbrano il tesserino. Scattano anche questi signori, si allarmano pure loro. Ma risponde chi c'ha un cane in casa, il cane dice è come un bimbo, giusto. Il cane è fedele al padrone, il cane salva il padrone tantissime volte. Non solo, e vince anche contro il condominio della palazzina. Abbaia quando c'è il ladro. Lo prende per i pantaloni se gli riesce al cane. E salva la vita a quello che entra nell'appartamento. E una delle donne che è stata intervistata ha detto: il mio cane ha il diritto di abbaiare anche durante la notte ed è consentito dalla legge. E allora in questo momento io mi accingo a dire una grandissima preghiera che io tutte le volte mi rivolgo a Mamma Natuzza, ma Mamma Natuzza, diciamo, non c'è bisogno di dire niente perché è una santa donna che deve essere messa a posto per l'apertura della Basilica a Mileto. Bisogna fare logicamente mettere a posto le carte, si debbero mettere, diciamo, a sedere in un salotto, in una stanza, a discutere di quello che è della Chiesa e di quello che è di Mamma Natuzza. Io so che tutto. La basilica va logicamente a Mamma Natuzza per sua devozione, voluta dalla Mamma Natuzza e dalla Madonna. Però
quindi là non si tocca. I cenacoli di preghiera sono stati accolti dal vescovo nostro, che io saluto, il nostro vescovo di Meleto, Renzo. Lo saluta Nicola Corà, dell'emittente Piana TV 881. Ed è giusto e doveroso che chi è nell'amministrazione si mette un tavolino a discutere e danno a Dio quello che è di Dio, a Cesare quello che è di Cesare e agli altri quello che debbono avere. Non si può urtare uno con l'altro, perché non c'è bisogno. La volontà di Mamma Natuccia voluta dalla Madonna ci sarà e nessuno la impedirà. Nessuno. Le cose si metteranno da sole, ma ci vuole una coscienza messa al petto, pregare Mamma Natuccia, che io per lei prego, prego per il mio vescovo, che lo saluto moltissimo, cordialmente, perché è giusto che si vada avanti. E se si ha riconoscenze anche al vescovo di Mileto, perché dopo il vescovo che è morto prima ha mandato la pratica con l'arcivescovo di Cosenza a Roma, alla sede papale, e quindi a parole povere le cose non è che il nostro vescovo non vuole fare le cose, logicamente bisogna farle come lui ha detto in una predica che io ho sentito. Che ha detto che le sono cose che vanno lenti perché bisogna farle bene oggi per avere ragione domani. Quindi io sono d'accordo con il Vescovo che le cose bisogna farle oggi bene per un domani. Meglio aspettare un po' in più, ma avere la libertà assoluta di acconsentire e aprire quella bellissima chiesa che Mamma Natuccia ha voluto con la volontà della Madonna. Io ogni volta che vedo Mamma Natuccia mi emoziono. Mi scappano le lacrime perché io ho vissuto con lei. Però voglio leggere questa bellissima preghiera. Maria, Madre del Creatore e di ogni creatura, ti affidiamo le nostre famiglie, proteggile e accompagnale ogni giorno sulla via del bene. Ti saluto Santa Madre di Dio, Vergine gloriosa e benedetta. Ti saluto Madre della Chiesa. Santa Maria, Madre nostra, tu apri le braccia per accogliere i tuoi figli, piccoli e grandi. Tu li ascolti e li consoli. Tu mostri loro la fonte di ogni pace. Gesù, il frutto del tuo seno, io presento al tuo amore di madre gli uomini e le donne. Ti prego per i bambini e i giovani che si avanzano nella vita, guidati dalla fede e dalla speranza, che aprono il loro cuore agli inviti del padrone delle messe. Ti prego per le persone della terza età, affinché conoscono la pace e li sappiano amati. Ti prego per le coppie, affinché scoprano la bellezza sempre nuova dell'amore generoso e aperto alla vita. Ti prego per le famiglie, affinché vivano la gioia dell'unità, in cui ciascuno dona agli altri nel meglio di se stesso.